Confrontandomi anche con altri giocatori, sono arrivato al punto, in queste ore praticamente, di definire davvero un nuovo standard verso il basso, un vero standard, un autentico standard verso il basso del videogioco odierno. A me nausea, francamente. Siamo arrivati a un punto davvero che definire paradossale è quasi riduttivo. Che se uno spende 120 euro per un'edizione Medusa Edition Ultimate Collection, come è successo a un mio amico oggi pomeriggio, che mi ha detto: ho preso l'edizione di Assassin's Creed, per me è un gioco capolavoro, non capisco qual. Allora, nella sua edizione ci sono soldi, contenuti, bonus, un avvantaggiamento costante di tutte le meccaniche, cosa che invece nell'edizione normale, che magari uno si va a comprare da 60 euro, non ci sono. Oggettivamente la sua edizione Medusa Edition e quant'altro da 120 euro è un'edizione che è un altro gioco. Cioè, un altro gioco. I livelli sono tutti quanti diminuiti perché viene già data della moneta di gioco che è l'oricalcum. Quindi cosa succede? Succede che vai da un mercante e puoi già comprarti delle armi che comunque altri giocatori non riusciranno mai ad ottenere. Previo Time is money, cioè spenderci delle ore, delle ore, delle ore a grindare come delle bestie, con anche il conflitto, diciamo, da come mi ha spiegato, c'è anche un conflitto, quindi c'è anche un po' una dissonanza, anche lì la famosa dissonanza ludonarrativa della serie, ma ho una guerra da gestire, cioè diciamo c'è una guerra da gestire, non posso perdere tempo ad andare a caccia di cinghiali, e invece lo devi fare se vuoi quell'arma. Mentre invece lui si è trovato già quasi tutto sbloccato, quasi tutto già a buon punto. E quindi da questo punto di vista lui mi ha detto: ma la mia esperienza è diversa da quella di chi ha comprato un gioco da 60 euro. Ma allora io mi domando, i miei dubbi che ho avuto anche con l'Ombra di Mordor, che per me era già un gioco sputtanato rispetto al suo precedente, anche se era più palloso, i dubbi che ho avuto con Origin, dove addirittura c'è un sacco di DLC, di contenuti a pagamento, c'è un sacco di roba, anche lì. Questi qua, poi era già successo con i giochi di Electronic Arts, i più famosi, gli eSports, ma anche i giochi meno famosi. Cioè, dove cazzo stiamo andando? Cioè, questi qua praticamente stanno veramente. Cioè, se compri Assassin's Creed normale, ci spendi già 60 euro, che sono una cifra già considerevole. Hai anche un gioco che è una rottura di coglioni. Hai anche un gioco che è una rottura di coglioni. Infatti, da un lato mi dicono: no, comunque è molto bello, c'è un'esplorazione molto divertente. Quando. Sì, che anche lì l'esplorazione mi ha detto il Monte Talasso, per dire, no? Però sul Monte Talasso non sai come arrivarci perché non c'è nessun indicatore, non ti devi un po' sviluppare tu un'idea. Che è stata un po' presa anche volendo da Zelda, ma è stata presa anche da altri giochi. Però in questo titolo non l'hanno messa per in qualche modo avvicendare, per spingere il giocatore a fare una specie di esplorazione confinante, confinata. No, l'hanno fatto solo per farti perdere tempo. Cioè, ma dove cazzo siamo arrivati? Tempo fa, faccio e apro una parentesi, parlai con un ragazzo, diciamo, di un'altra testata molto importante, che mi disse che non bisogna neanche fare una colpa di questi poveri recensori, che hanno dalle 42 alle 78 ore, e vedendo la qualità e specialmente la quantità di contenuti in un gioco come, che ne so, anche Spider-Man, capisco che si trovino in difficoltà da questo punto di vista. Quindi tante, tantissime soft company decidono di dargli addirittura dei checkpoint, quindi delle versioni del gioco con degli, diciamo, degli snodi importanti già precostituiti, preconfezionati, di modo che loro possano valutare la prima parte del gioco e magari la giocano effettivamente come la gioca il giocatore che poi comprerà il gioco, ma le parti più avanzate del gioco le forniscono con appunto questi checkpoint, chiamiamoli così, con tutte le abilità sbloccate, di modo che il recensore abbia una visione globale complessiva. Anche questo per me, come gli dissi in separata sede, è sbagliatissimo. Deturpare un'opera videoludica, perché si tratta veramente di questo, fornendo a un recensore una serie di elementi che
Il giocatore otterrà o otterrebbe solo previo investimento di ore ed ore è una completa sovversione dell'impianto e del gioco. Tu non puoi togliermi delle parti che sono pallose, anche perché il giudizio che viene mitigato su quelle parti pallose viene deciso da un certo punto di vista, cioè dal recensore, quando si trova in questo caso, nella fattispecie, a muoversi per decine di ore, magari in diverse ambientazioni proposte in loco nel gioco, e deve grindare come una bestia, altrimenti non riesce a raggiungere determinati obiettivi. Questo è un aspetto importante che poi dovrebbe trapelare e dovrebbe poi adagiarsi sulla sua recensione. Non... E se tu fornisci una review copy a una testata, in questo caso multiplayer, ma io penso che sia la stessa cosa, sia andata ad EveryEye, a Spazio Game, a IGN, GameSpot, che cacchio ne so, Eurogamer. Se tu gli fornisci un gioco che praticamente non è il gioco che poi va sugli scaffali, che senso ha? Che valenza ha la critica?